Grazie Presidente, brevemente per presentare un ordine del giorno che presentiamo, che è legato al tema del riordino delle società, delle partecipate e delle società a partecipazione pubblica, che non rientra all'interno, diciamo, di queste fusioni, però è a latere, perché nelle delibere con cui la Giunta ha ridefinito il quadro delle proprie partecipazioni, all'interno di questa ridefinizione c'era anche la previsione di dismettere le quote di Banca Etica. Banca Etica è una banca alla quale la nostra Regione ha partecipato alla fondazione. Già nel 97 la Regione, con la legge regionale 26 del 97, definì la propria partecipazione in questa società cooperativa responsabilità limitata, che si chiamava Verso la Banca Etica, e poi trasformò la propria partecipazione in Banca Etica. Banca Etica, diciamo, è nata per veicolare e sostenere il sostegno finanziario ad iniziative e di finanza appunto etica, nel senso la finanza a servizio dei beni comuni e non a fini speculativi, e quindi opera nei progetti di cooperazione sociale, cooperazione internazionale e sostegno del microcredito. La normativa che riguardava le partecipazioni pubbliche è stata recentemente emendata nel bilancio di previsione per il 2018, prevedendo la possibilità che gli enti pubblici, che prima erano obbligati a dismettere queste partecipazioni, possano invece scegliere di mantenere queste partecipazioni. Una partecipazione che ha anche un valore politico, perché la nostra Regione penso abbia interesse a sostenere questo tipo di iniziative, visto che anche noi poi sosteniamo appunto il microcredito e altre iniziative di questo tipo. Quindi l'invito di questo ordine del giorno è di sollecitare la Giunta a valutare di mantenere la propria partecipazione in Banca Etica, come è nella tradizione e nelle scelte già fatte da tempo in questa Regione. Grazie.